Eder. Mech. Pallister. Spero prendano il colpevole. Non per vendetta, ma perché non faccia del male a qualcun altro. Spero che trovino qualcuno, se esiste, che abbia il coraggio di dire quello che ha visto. Non riesco a darmi una spiegazione. Nessuno poteva avercela con lei. Non ha mai fatto male a una mosca. Ho sentito che stanno usando il metodo Yara. Speriamo che porti frutti. Io sono contento se lo trovano. Non solo perché sia fatta giustizia, per me la cosa veramente importante. Quello che mi dispiace di più è che questa persona possa fare del male a qualcun altro. Lei e il compagno Sergio Ruocco avevano appena fatto il corso prematrimoniale a Terno d'Isola con Don Angelo. Volevano sposarsi l'anno prossimo. Stavamo aspettando che arrivasse il momento per poterla accompagnare all'altare l'anno prossimo. Ma quel momento non arriverà più. Per tenersi in forma, la nutrizionista le aveva consigliato di perdere un po' di peso perché voleva provare i vestiti da sposa e temeva non gli entrassero. Doveva sposarsi l'anno prossimo. Mia figlia era una ragazza semplice, solare, che stava bene ed era contenta. Era nostra figlia, le volevamo bene, ci manca tanto. La vicinanza del paese mi fa piacere. Anche se provo dolore per il motivo che spinge la gente a venire qui. Riguardo Scientology vi posso dire che lei lavorava al bar e i proprietari sono di Scientology. Le avevano proposto di fare un corso, inizialmente sull'essere positivi al lavoro. Poi, ultimamente, la sua amica del bar le aveva proposto un corso di rilassamento. Nulla che mi sia suonato mai strano. Bruno Vergene. La tragica vicenda della famiglia Vergene ha scosso la comunità di Terno d'Isola, un piccolo comune in provincia di Bergamo, dove l'omicidio della giovane Sharon è avvenuto nella notte del 30 luglio 2023. La brutalità del crimine ha lasciato un segno indelebile non solo nella vita dei suoi familiari, ma anche in quella di tutti coloro che conoscevano la vittima. Bruno Vergene, padre di Sharon, ha rilasciato un'intervista toccante, esprimendo la sua incredulità e il profondo dolore per la perdita della figlia. Non riesco a credere che sia successo, ha dichiarato, sottolineando l'impossibilità di trovare una spiegazione a un atto tanto violento. Le sue parole riflettono un lutto che va oltre la semplice perdita, è un dolore lacerante, una ferita aperta che difficilmente potrà rimarginarsi. Bruno ha manifestato la sua speranza che l'assassino venga catturato, non per un desiderio di vendetta, ma per proteggere la comunità da un pericolo ancora latente. Spero che trovino qualcuno, se esiste, che abbia il coraggio di dire quello che ha visto, ha aggiunto, richiamando l'importanza della collaborazione di chiunque possa avere informazioni utili. Sharon era descritta come una persona solare, gentile e amante della vita. I suoi amici e familiari la ricordano per il suo sorriso contagioso e la sua disponibilità ad aiutare gli altri. La giovane stava vivendo un momento particolarmente felice. Aveva recentemente completato un corso prematrimoniale con il suo compagno, Sergio Ruocco, con il quale progettava di sposarsi l'anno successivo. La loro relazione era caratterizzata da sogni e progetti condivisi. E la notizia della sua tragica morte ha lasciato tutti senza parole, colpiti dalla brutalità di un destino così ingiusto. Le indagini sull'omicidio di Sharon sono state avviate immediatamente dai carabinieri, che hanno iniziato a raccogliere informazioni e a seguire diversi filoni investigativi. Tra i vari aspetti della vita di Sharon, gli inquirenti hanno esaminato il suo lavoro presso un bar di proprietà di esponenti di Scientology, suscitando curiosità e preoccupazioni. Tuttavia, Bruno ha voluto chiarire che non c'era nulla di strano nelle offerte di corsi di formazione che le erano state proposte e che non c'era stata alcuna pressione affinché lei vi partecipasse. Questo tentativo di difendere l'immagine della figlia dimostra quanto fosse importante per la famiglia mantenere il ricordo di Sharon lontano da qualsiasi sospetto o malignità.
Il dolore di Bruno è ulteriormente amplificato dalla consapevolezza che i suoi sogni di accompagnare Sharon all'altare non si realizzeranno mai. La famiglia, unita nel lutto, ha trovato conforto nella solidarietà della comunità, ma il motivo che ha portato le persone a unirsi in questo momento difficile è tragico e straziante. Gli amici di Sharon, le persone che la conoscevano, si sono ritrovati a piangere insieme, a ricordare i bei momenti trascorsi e a riflettere su quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile. Le indagini hanno portato alla luce diversi dettagli inquietanti. I carabinieri hanno avviato un'operazione di raccolta di DNA da residenti della zona, per cercare di ottenere elementi utili alla risoluzione del caso. Questo approccio ha richiamato alla mente l'omicidio di Yara Gambirasio, avvenuto anni fa nella stessa area. Un caso che aveva scosso profondamente l'Italia e che aveva richiesto anni di indagini prima di giungere a una conclusione. La determinazione delle autorità nel risolvere il caso di Sharon dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra le forze dell'ordine e la comunità. Un particolare che ha catturato l'attenzione degli inquirenti è stato l'avvistamento di una persona in bicicletta nella notte dell'omicidio. Questo individuo potrebbe avere informazioni preziose, e gli investigatori stanno cercando di rintracciarlo per capire se possa fornire dettagli utili su quanto accaduto. Inoltre, Sergio Ruocco, il compagno di Sharon, è stato già interrogato diverse volte. Le telecamere di sorveglianza hanno confermato il suo alibi, si trovava a casa durante il delitto. Tuttavia, nonostante l'alibi confermato, gli inquirenti hanno deciso di risentirlo, così come altre persone vicine a Sharon, per raccogliere ogni possibile elemento che possa aiutare a chiarire la dinamica della tragica serata. Questa scelta riflette la volontà degli investigatori di esaminare ogni dettaglio e di non lasciare nulla di intentato, dimostrando l'importanza di un approccio meticoloso in un caso così delicato. Le domande rimaste senza risposta si accumulano, alimentando la tensione e l'ansia nella comunità. Chi ha potuto compiere un atto così violento contro una giovane donna che, secondo tutti, non aveva nemici? Gli amici di Sharon si sono riuniti per ricordarla e per cercare di comprendere la realtà di quanto accaduto. Ogni testimonianza, ogni ricordo condiviso diventa un pezzo del puzzle che gli inquirenti devono risolvere. La famiglia Verzene, nel frattempo, ha ricevuto un'ondata di supporto da parte della comunità locale. Molti hanno organizzato eventi commemorativi e hanno lasciato messaggi di condoglianze sui social media, sottolineando quanto Sharon fosse amata e stimata da tutti. La sua morte ha scatenato una riflessione più profonda sulla violenza di genere e sulla sicurezza delle donne, argomenti che sono stati al centro del dibattito pubblico da tempo, ma che ora risuonano con particolare urgenza. Bruno Verzeni ha condiviso con i giornalisti la sua determinazione a ottenere giustizia per sua figlia, ma anche la sua volontà di mantenere viva la sua memoria. Ha parlato di quanto fosse importante per lui e per la sua famiglia non solo piangere la perdita, ma anche onorare la vita di Sharon, ricordando i momenti felici e le esperienze condivise. «Voglio che la gente sappia chi era veramente Sharon», ha dichiarato, aggiungendo che il suo desiderio è che la comunità si unisca non solo nel lutto, ma anche nella celebrazione della vita della giovane. Le indagini continuano a muoversi con urgenza, nella speranza di trovare risposte e di portare alla luce la verità su quanto accaduto quella notte. Gli investigatori stanno esaminando ogni pista e ogni possibile collegamento, determinati a non lasciare nulla di intentato. La comunità di Terno d'Isola attende con ansia notizie, sperando che la giustizia possa essere servita e che l'assassino di Sharon venga catturato, affinché possa rispondere delle proprie azioni. In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza, l'omicidio di Sharon Verzeni è diventato un simbolo della necessità di affrontare la violenza di genere e di garantire che ogni donna possa vivere senza paura. Le parole di Bruno, cariche di dolore ma anche di speranza, risuonano come un appello a tutti noi. Dobbiamo fare in modo che niente di simile accada mai più. La vita di Sharon, che sembrava promettente e piena di opportunità, è stata spezzata in un istante, ma il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di coloro che l'hanno amata. La sua storia, purtroppo,
è solo una delle tante che evidenziano la necessità di un cambiamento culturale e sociale, affinché simili tragedie possano essere evitate in futuro. La comunità di Terno d'Isola si unisce per sostenere la famiglia Verzene, nella speranza di vedere giustizia e verità emergere da questa tragica vicenda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!